20.388, sto guardando il CFD sull'indice italiano, Barentai, ancora ci muoviamo sulla parte bassa però del range di ieri, sulla parte mediana del range di ieri, vediamo con una proiezione verso il basso, un punto last, ultimo prezzo battuto leggermente sotto l'apertura. Un saluto ben ritrovati a tutti gli spettatori di Class NBC, colleghiamoci subito con la City a Londra, dove c'è Marco Sforna, Active Trades. Marco, mi senti? Grande, ciao Giuseppe, buongiorno a te, a tutti i telespettatori di Class NBC. Tra un po' ci dovrebbe raggiungere anche Gianvito D'Angelo, Future Trader. Allora, partiamo da Marco. Marco, intanto tu ci credi al Renzino, cioè al breakout fatto dal mercato italiano dei massimi di metà di gennaio, oppure secondo te è un fake, è un errore sul mercato e torneremo a testare quei livelli, a bypassarli dall'alto verso il basso? Un'ottima domanda, Giuseppe, perché secondo le nostre analisi il FTSE MIB potrebbe riuscire a raggiungere la prima resistenza collocata a 20.750 punti. Invece per contro potrebbe essere pericoloso una discesa dell'indice a quota 20.200 punti. Come dire, questo rally probabilmente nel breve termine potrebbe continuare. Adesso se prendiamo in considerazione alcuni indicatori vediamo che c'è un forte ipercomprato, quindi magari nel brevissimo termine potrebbe esserci un ritracciamento e poi successivamente sfondare quella che è la prima resistenza, 20.650 punti che avevo in precedenza fornito, e puntare diritto a 20.750. Se mi permette una battuta, Giuseppe, questo rally viene classificato appunto come un rally dovuto principalmente all'effetto Renzi, anche all'effetto spread. Adesso sono uscite anche le notizie sul surplus commerciale italiano che risulta circa 30 miliardi di euro. Principalmente per l'effetto spread non vorrei essere pessimista, però si fa tanto parlare di questo spread ridotto, però bisogna ricordare che è il differenziale tra il Bund tedesco e l'ITP a 10 anni italiani, quindi se aumenta il rendimento del Bund tedesco anche lo spread va a diminuire. Ciò però non vuol dire che il tasso di interesse al quale l'Italia si finanzia risulta essere inferiore. Tanto è vero che se prendiamo l'esempio, ad oggi i BTP italiani rendono circa il 3,6%, se consideriamo anche il tasso di inflazione italiano che è circa lo 0,6%, il finanziamento in termini reali è attorno al 3%, molto simile a quel 3,5% reale che si doveva sostenere, si doveva pagare nel 2012, a luglio 2012. Ecco, fermati un attimo, che stai dicendo una cosa estremamente interessante, cioè il tasso di interesse reale, il tasso di interesse reale del mercato nel 2012 quant'era? Era circa il 3,5%. E adesso quant'è? È poco meno del 3%. Okay. Perché mezzo basis point di meno. Esatto, in luglio 2012, Giuseppe, eravamo con un rendimento di circa il 6,5% di BTP annuali, sì. Inflazione in Italia del 3,2-3,3%, quindi differenza tra i due. Però si fa attenzione, noi stiamo creando i presupposti affinché anche il tasso di interesse reale possa scendere. Indubbiamente. Però lo stato delle cose è questo, dici. Sì, allora, diciamo che dal punto di vista di rischio paese effettivamente c'è stata una riduzione, sì. Questo è poco ma sicuro, però ad ogni modo dobbiamo considerare, secondo me, i dati reali e non nominali. L'altra obiezione che rifaccio è che comunque mezza figura non è poco. No, indubbiamente non è poco, lo 0,5%, 0,6, 0,7 è comunque un dato rilevante, su un debito pubblico molto grande come il nostro non è poco. E poi si fa un'ulteriore obiezione che la tendenza è a scendere dei tassi di interesse reali. Corretto, sì. Quindi vedremo un attimo, però comunque dici, siamo attenti ai tassi di interesse reali che esprimono, perché il tasso di interesse è fatto di due componenti, una è l'aspettativa di inflazione e una è il premio per il rischio che i soldi che abbiamo prestato non ci tornino indietro. Esatto. E questo è sceso, ma non in maniera significativa. Intanto ci ha raggiunto Gianvito D'Angelo dalla sua trading room in via Margutta. Gianvito, mi senti? Sì, perfettamente. Sì, il Renzino anche a te, cioè ci credi al breakout fatto dal mercato o si torna indietro?
Allora, guarda, tecnicamente sul, diciamo, sul grafico daily, che è quello che prendo io, diciamo, come riferimento sia per analisi, diciamo, di breve, anche intraday, ma anche di medio periodo, si è formato un pattern candlestick che è un hanging man. Un hanging man è una candela che ha una shadow inferiore che è stata comunque comprata, quindi l'area fra 20.200 punti e 20.450 è stata ieri comunque un'area comprata sul mercato, non venduta perché sul breakout non ci sono state accelerazioni di bassiste. Ma è anche vero che se il mercato va a riattaccare l'area 20.270 è probabile che il mercato possa scendere. Oltretutto lo stesso pattern lo abbiamo sia sul DAX che sul nostro FTSE MIB. E questo in qualche modo, ripeto, potrebbe portare, almeno nel breve periodo, a delle accelerazioni. E chiaramente il trend nel lungo periodo rimane sempre stabilmente long. Sappiamo che il mercato si muove a onde, per cui non è che ogni giorno cambiamo idea a seconda del fatto che oggi si salga o si scenda. Rimane un trend robusto, sicuramente long, ma ripeto, essendosi formato un pattern ribassista sul daily, ci potrebbero anche essere delle accelerazioni ribassiste sul nostro FTSE MIB sotto 22,70. Va bene. Allora, intanto io faccio un'altra domanda a Marco Storna, gliela formulo, poi ci fermiamo però per la pubblicità, così facciamo un attimo di riflessione anche rispetto a quello che sta succedendo sull'altra intraday sul mercato, poi ci sono i dati macroeconomici da seguire, sono tante quindi le cose che voglio fare nelle parti della successiva prosecuzione del programma. Allora Marco, la domanda che vi faccio è, abbiamo avuto una reazione diversa fra i giornali anglosassoni e i giornali, e quindi anche forse l'opinione pubblica, la comunità finanziaria anglosassone, e quella invece continentale e quella continentale. Cioè si guarda all'evoluzione del governo Renzi in modo molto più ottimista rispetto a quello che hanno fatto altri media, con le copertine, mi riferisco alla copertina del Financial Times ieri, e alle considerazioni che vengono fatte. Voi, ti chiedo però un'opinione da operatore finanziario che va nei pub al termine della giornata operativa, no? Che va nei pub al termine della giornata operativa, mi interessa quel tipo di parere, non quello che c'è scritto sui giornali. Le telefonate che vi fate tra operatori, questo mi interessa capire se effettivamente c'è una situazione di coincidenza, se effettivamente il mondo finanziario sta riponendo tutte queste aspettative su testa, e poi ti farò una domanda maliziosa anche su questo, però dopo la domanda maliziosa te la faccio dopo la pubblicità. Ok, io ti rispondo sì, rapidamente. No, dopo la pubblicità.